Buonasera, buonasera, benvenuti ai nostri 40 Talks. Stasera abbiamo come ospite il Vice Ministro alla Cultura, Lorenza Bonaccorsi, e diciamo abbiamo ricevuto già soltanto all'annuncio moltissime domande e quindi andiamo a cominciare subito. Ecco qui, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera, ecco, diciamo, ci sono state già tantissime richieste, tantissime domande, quindi cominciamo subito perché se no ci passano subito i nostri 40 minuti. Cominciamo un po' dai dati, ovviamente è il settore su cui c'è una forte pressione, sono tantissime le persone che lavorano sul turismo e che temono di vedere compromessa la loro estate. Parliamo di lavoratori stagionali. Parliamo di alberghi, parliamo di trasporti, parliamo di veramente interi ecosistemi che in questo momento si interrogano. Quali sono le cifre più o meno? Noi abbiamo più o meno il 13% del PIL italiano, se non sbaglio, che è sul turismo, sono 4.200.000 i lavoratori. Quante sono le perdite finora e quante sono quelle previste? Allora, sì, buongiorno a tutti, anzi buonasera a tutti, grazie Barbara Carfagna, davvero. E, sono le cifre che venivano ricordate, 13% del PIL, 4,2 milioni di occupati, di addetti nel settore del turismo, siamo il paese in Europa che ha più addetti nel settore del turismo. E questo ovviamente dà il senso innanzitutto dell'importanza e anche della quantificazione di tutta la questione. Ad oggi, diciamo, ci sono una serie di dati che sono stati un po' studiati e sul 2020 rispetto al 2019 si prevedono circa un ammanco tra i 40 e i 70 miliardi di euro. Quindi una cifra immensa. Consideriamo che da studi di Confindustria solo nel weekend di Pasqua abbiamo perso 300 milioni di euro, solo nel weekend di Pasqua. Quindi è chiaro che le cifre sono altissime. Do un'altra cifra abbastanza importante, che è quella della percentuale di quanti sono stati nel 2019 i turisti stranieri su quelli domestici. Noi siamo arrivati al 51% di turisti stranieri rispetto al 49% di turismo domestico. Ecco, anche questo dà l'indicazione e il senso di quanto appunto è importante, soprattutto di quello che, a cui andiamo incontro nei prossimi mesi. Allora, abbiamo visto su tutti i giornali queste ipotesi, diciamo così, anche grafiche, diciamo, di vacanze sulle spiagge con il plexiglass senza, eccetera, eccetera. Lei ha detto in altre interviste che ovviamente si tratterà di fare delle vacanze italiane, ma ci sarà davvero questa possibilità di fare le vacanze e come state più o meno progettando, insomma, una riapertura degli stabilimenti balneari? Allora, è chiaro che tutto quanto dipende e si incrocia fondamentalmente con l'andamento dei contagi dei prossimi giorni, la curva e quello che sarà appunto l'andamento del virus e dei numeri, delle cifre che vedremo. È chiaro che però noi dobbiamo essere in grado di essere pronti, se i numeri ce lo permetteranno, di poter affrontare la stagione estiva, proprio perché da una parte appunto è necessario ripartire e dall'altra però è necessario oggi fare una serie di azioni che possano permettere agli imprenditori, a tutti coloro che ovviamente lavorano nel turismo, di essere in grado di organizzarsi per affrontare, ad esempio, il tema del distanziamento sociale. Quindi da questo punto di vista dobbiamo cominciare da subito. Da una parte abbiamo appunto già da qualche giorno incontrato le regioni con il ministro Franceschini e da lì è venuta ad esempio la richiesta di linee guida nazionali, quindi uniformi per capire come organizzare ad esempio le strutture ricettive, gli alberghi piuttosto che i bed and breakfast, gli agriturismi, eccetera, così come appunto gli stabilimenti balneari. L'ipotesi, quella del plexiglass, è un'ipotesi che non ha avanzato il governo assolutamente, diciamo,
nasce dalla spontaneità ovviamente del mercato. Quello che adesso noi abbiamo fatto è quello di poter fare in modo che i proprietari degli stabilimenti possano accedere per la manutenzione, per cominciare a ripristinare ovviamente i luoghi e poi insieme abbiamo chiesto al Comitato Tecnico Scientifico ovviamente un incontro per costruire i criteri insieme per poter mettere in sicurezza e fare in modo che le vacanze si svolgano in sicurezza. La Ursula von der Leyen bisogna fare, ci sono delle garanzie eventualmente per chi prenota? Mi è saltata la domanda, perdono. Ursula von der Leyen ha detto non prenotate le vacanze, ci sono delle garanzie eventualmente per chi prenota? Assolutamente sì, noi parliamo di turismo domestico, quindi parliamo ad esempio di Federalberghi che ha innanzitutto dichiarato e quindi tutti i suoi aderenti applicheranno la politica del fare in modo che chi vuole poi disdire o appunto cancellare la vacanza lo faccia senza pagamenti di penali, eccetera. Quindi da questo punto di vista sul territorio italiano assolutamente sì. E, il tema von der Leyen io immagino che sia stato detto dal punto di vista ovviamente della macro area europea e questo è un tema, nel senso che noi ad oggi non abbiamo idea proprio per l'andamento del contagio di cosa succederà ad esempio del traffico aereo. Ad oggi, sempre su dati 2019, abbiamo un calo del traffico aereo del 92%, pochissimi voli, quasi tutti gli aeromobili a terra, quindi è chiaro che quello è un tema importantissimo, ma che dobbiamo valutare nel corso delle prossime settimane e che dovrà essere valutato a livello ovviamente europeo. È di ieri la notizia che la Emirates fa dei test per riuscire, insomma, a far salire a bordo i passeggeri. È un'ipotesi possibile ed è possibile che si estenda anche fuori dalla Emirates, oppure loro sono particolarmente ricchi e quindi possono permetterselo, è difficile se lo possano permettere altri. Questo anch'io ho letto la notizia, sicuramente interessante, sicuramente una misura messa in campo a livello europeo, però appunto ci sarà un incontro tra i ministri del turismo nei prossimi giorni, quindi sono misure che devono essere ancora messe a punto per tutta l'area europea fondamentalmente. Come mai non è stata immaginata la presenza di un rappresentante del mondo della cultura e del turismo nelle task force tra le centinaia di persone che ci sono? Questo non lo so, sinceramente non ne ho idea, è anche vero però che noi abbiamo un contatto diretto con la Commissione Colao, ad esempio, e appunto poi abbiamo chiesto al Comitato Tecnico Scientifico il confronto, insomma, quindi abbiamo un rapporto diretto. C'è da dire indubbiamente che, diciamo, la classe politica italiana negli anni non si è mai distinta per sensibilità rispetto al valore vero del turismo. Forse è proprio in questi giorni, in queste settimane, che si sta acquisendo davvero la consapevolezza di quanto è importante il turismo per l'economia del nostro paese. E questo ovviamente noi continueremo a porlo su tutti i tavoli di confronto come una delle cose principali, argomenti principali di discussione. E anche qui dal nostro punto di vista dei Quarant Talks, infatti, è uno degli argomenti che ricorre più spesso, soprattutto appunto tra le domande. Bonaccini ci diceva anche l'Emilia, che non è mai stata una regione proprio solo turistica, però c'è una pressione molto forte. Una domanda di Max Bergamo, il nostro Dean. Esiste una questione democratica sul turismo? Pensando a un periodo di transizione in cui ci sono delle strutture che sono più idonee perché più ricche e quindi hanno degli spazi maggiori, saranno avvantaggiate rispetto al turismo di massa che ha degli spazi ovviamente ridotti? Allora, c'è un tema di riflessione rispetto a quello che dovrà essere e sarà il turismo dei prossimi anni. Sicuramente la prossima estate sarà un'estate diversa. Immagino che non sarà un'estate di turismo di massa.
È anche vero che noi in questi ultimi anni abbiamo molto sofferto il tema della massificazione del turismo nel nostro paese, perché da una parte ovviamente massificazione del turismo vuol dire accessibilità per tutti e quindi, come diceva giustamente nella domanda, democratizzazione, ma è anche vero che in alcuni casi si è sviluppato questo senza regole, senza controlli. Vediamo ad esempio l'impatto su tanti centri storici delle città d'arte. Un esempio per tutti è Venezia, ad esempio, sulla massificazione, l'impatto e anche le storture che questo ha portato. Da questo punto di vista si era cominciato a fare un ragionamento molto importante sulla sostenibilità del turismo, cioè dove doveva andare il modello economico del turismo. E questo credo che va tenuto conto per quelli che saranno le scelte delle prossime settimane, dei prossimi anni. Il nostro è un paese fragile, fragilissimo, l'abbiamo visto, e quindi noi dobbiamo tenere conto di questo e dobbiamo fare in modo che il turismo sia sostenibile, ma sostenibile significa rispetto dei territori, creazione di ricchezza, ma anche la possibilità di lasciare la ricchezza su quei territori e quindi non unicamente sfruttarli in maniera intensiva. Quindi da questo punto di vista va fatto un ragionamento ancora più importante di questo tipo. Dopodiché è chiaro che le misure che verranno richieste di distanziamento sociale e di attenzione di questa estate implicheranno un lavoro e cioè una messa a punto da parte di molte strutture, alberghiere, ex alberghiere, come abbiamo detto adesso, gli stabilimenti termali, balneari, è chiaro, i rifugi, c'è il tema anche dei rifugi di montagna, se ne parla molto poco perché diciamo, fa più notizia il mare, ma i rifugi di montagna hanno lo stesso problema, tutti insieme a dormire in un rifugio di montagna non si potrà più fare e quindi come si garantirà però la sicurezza di coloro che vorranno fare le escursioni? Quindi c'è un tema ovviamente da tanti punti di vista va affrontato. E questo lo dobbiamo fare ascoltando le associazioni di categoria e necessariamente con le regioni, perché tra l'altro ogni territorio è diverso da un altro in Italia. Quindi è un lavoro complicato, lungo, ma che dobbiamo fare assolutamente. Lei si è molto impegnata nell'ambito della trasformazione digitale su appunto le opportunità per il turismo nel passato, che voglio dire sono molte, cioè uno dei settori che usufruisce parecchio del digitale. Adesso, come può essere utile, diciamo, per favorire una fase 2, diciamo? Sicuramente strumenti digitali vanno implementati, vanno potenziati perché è una delle modalità che ci permetteranno il distanziamento, le prenotazioni, insomma, rendere più fluidi alcuni meccanismi e anche rendere più sostenibili alcuni meccanismi. Quindi da questo punto di vista è un lavoro che dobbiamo fare. Sicuramente diciamo, la nostra il nostro sistema non è all'avanguardia nel mondo, lo sappiamo. Il turismo negli anni ha subito una rivoluzione dal mondo del digitale, che appunto ha portato soprattutto dei me nuovi meccanismi, nuove forme di fare turismo. È chiaro che oggi dobbiamo prendere e tenere insieme tutto quanto, avere una visione e cercare di mettere il digitale al servizio di un turismo di qualità migliore. Come? Io ogni tanto guardo qui perché mi arrivano le domande che passano sotto ma me le trasferiscono di qua. Come si possono contrastare i paesi vicini che potrebbero prendere delle fette di mercato? Allora, innanzitutto, con i paesi vicini noi stiamo facendo un lavoro in questo momento, ad esempio con Francia e Spagna, come dicevo prima, per capire come ci si comporterà quest'estate, come ci riorganizzeremo, quali saranno, le regole, e ovviamente i meccanismi per affrontare l'estate e convivere con il virus, ovviamente. Quindi da questo punto di vista ci sarà dialogo e dall'altra noi,
restiamo sempre e comunque il paese in cima ai desideri di tutti i viaggiatori del mondo. Da questo punto di vista siamo sempre, diciamo, nei punti più alti delle classifiche. Quindi da questo punto di vista penso che il lavoro che continueremo a fare è quello di definire sempre di più e sempre meglio però la qualità del vivere italiano, cioè dell'esperienzialità del fare vacanze e turismo in Italia. Per gli hotel ci sarà un protocollo relativo alle regole sanitarie e di gestione del personale unico nazionale o verranno demandate alle regioni? Allora, le linee guida saranno sicuramente nazionali, poi però, come dicevo, noi abbiamo, tra l'altro, il turismo è materia, concorrente, quindi, le regioni ovviamente hanno una grande voce in capitolo e soprattutto, tra l'altro, abbiamo anche una differenziazione di sistemi, di legislazione, di regolamenti a seconda regione e regione. Quindi, ci confronteremo con le regioni, cosa che facciamo sempre ovviamente con la Commissione Turismo nella conferenza Stato-Regioni per andare a definire ulteriormente a seconda dei territori e delle differenze e delle necessità, insomma. Allora, unisco due domande in una. Una è di Aldo Ferruzzi. I prestiti agli alberghi a 30 anni per poter sopravvivere e non essere comprati potrebbero essere erogati? E poi, come evitare che ci sia una speculazione da parte di imprenditori che comprano gli alberghi che stanno fallendo e che magari non rispettano i nostri valori? Sì, noi stiamo lavorando ovviamente a delle soluzioni di questo tipo, a cominciare da un rapporto con Cassa Depositi e Prestiti, proprio per costituire un meccanismo che possa tutelare i proprietari degli alberghi in difficoltà e quindi che li aiutino a non dover vendere perché, insomma, perché ovviamente messi in ginocchio dalla situazione. Quindi nel decreto di aprile dovrebbero entrare delle misure, diciamo, che vanno ad aiutare a dare degli interventi su questo. Ancora albergatori, cosa consiglierebbe ad un albergatore di pianificare ora? Attendere ancora un mese o ipotizzare già due scenari, tipo uno cautelativo e uno di riavvio attività? Ripeto, noi stiamo facendo in modo che si possa riavviare le attività. Stiamo anche lavorando al Ministero per definire ulteriori fondi al netto di quello che sarà il decreto aprile per riuscire a dare una mano alle attività ricettive, alle strutture ricettive, alberghiere e alberghiere, anche per ad esempio l'attività di sanificazione. Quindi nelle prossime settimane definiremo anche questo tipo di aiuto, di intervento, e proprio perché in modo che, insomma, di essere pronti per la stagione estiva. È chiaro che la stagione estiva quest'anno non sarà la stagione a cui siamo abituati. Noi siamo abituati nel nostro paese, la stagione estiva iniziava a Pasqua evidentemente, ma a maggio con l'arrivo, ad esempio, del flusso degli stranieri dal nord. Questo quest'anno non sarà così, sarà tutto posticipato. Cominceremo, ci auguriamo, ovviamente con luglio, perché insomma è chiaro che è tutto più là. Quindi da questo punto di vista abbiamo una stagione particolarmente, diciamo, che indubbiamente differente da quelle a cui eravamo abituati. Una domanda da uno studente della Business School. La quarantena ha permesso alla natura di riappropriarsi dei suoi spazi, ad esempio vediamo i delfini. Come preservare questa grande lezione e proporre un turismo sostenibile? Eh sì, è il discorso che facevamo prima. Noi abbiamo in questi anni assistito a uno sviluppo del turismo fondamentale, ovviamente, come abbiamo ricordato, per l'economia del nostro paese. Dobbiamo a questo punto però ragionare su un modello economico differente di turismo che va nella direzione della sostenibilità ed è una scommessa fondamentale che non dobbiamo perdere, ed è quella appunto di rispetto del territorio in tutto e per tutto. E quindi dobbiamo assolutamente costruire dei meccanismi per cui ci sia un turismo
puntare più sulla qualità e meno sulla quantità. Questo non significa diventare un turismo di elite, attenzione, significa diventare un turismo consapevole. C'è un grande trend mondiale che va proprio nella direzione della sostenibilità, del fare vacanze in maniera sostenibile, che non impattano più di tanto dal punto di vista ambientale, che rispettino una serie di azioni rispetto alla tutela dell'ambiente. Quindi, da questo punto di vista, qualità e consapevolezza. Questo è davvero una sfida che non possiamo permetterci di perdere. Una domanda da Andrea Pontremoli. Sono previsti anche finanziamenti a fondo perduto, come stanno facendo in America, con i prestiti molti dovranno chiudere? Ci stiamo lavorando perché è chiaro che il tema del fondo perduto è un tema nel nostro paese che va affrontato. Ci stiamo lavorando ovviamente perché siamo consapevoli del fatto che soprattutto il comparto del turismo è un comparto da una parte ovviamente così toccato e dall'altra presenta delle differenze assolutamente totali rispetto ad altri. Un negozio di jeans, adesso non la voglio semplificare, ma insomma, come riapre, riesce a rientrare, diciamo, nel meccanismo. Il turismo, l'anno turistico, un imprenditore lo fa i primi 3 mesi, bruciato quello, se ne va. Ora che riparte il meccanismo, il flusso, come abbiamo detto, passeranno dei mesi, ci sono c'è un comparto del turismo che è davvero importante per la nostra economia, che è quello del congressuale, degli eventi, il cosiddetto MICE, sarà l'ultimo, ripariamo anche ovviamente una tempistica molto differente. Quindi per questo noi dobbiamo che possano stare accanto agli imprenditori e agli operatori per tutto il tempo che la ripresa richiede. Allora, una domanda sempre da Max Bergami, il nostro DIN. Nel medio periodo, come si può pensare una politica nazionale del turismo stante la competenza regionale? Non si può concertare a oltranza, dice. Beh, comunque concertare adesso è fondamentale proprio perché dobbiamo affrontare una fase di ricresci, di ripresa e di soprattutto di ripresa e di, come dicevamo prima, di ridisegno del sistema. È chiaro che a livello nazionale noi daremo delle indicazioni che poi concerteremo con le regioni. Il dialogo con le regioni in questi mesi, in queste settimane, è stato ovviamente un sano confronto, lo dico francamente. Io, prima di fare il sottosegretario, essere membro del governo, ho fatto l'assessore al turismo della Regione Lazio, della mia regione. Quindi ho la fortuna di conoscere le cose da una parte e dall'altra, essere stata dall'altra parte del tavolo e quindi questo necessariamente mi ha messo in condizione anche di capire quali effettivamente sono le necessità dei territori e di un'amministrazione regionale e le richieste e le urgenze. Quindi con questo confronto mi pare che stiamo andando avanti in maniera quantomeno costruttiva, quindi mi auguro che sia questo. Poi è chiaro che in un'ottica, diciamo, più così, di architettura istituzionale nel nostro paese, una riflessione va fatta. Io vado veloce con le domande perché siccome sono tante, Certo. mi metto a essere interlocutoria perché salta anche la linea. Quindi le decisioni sulle nuove norme di tutela saranno delegate alle regioni o seguiranno le linee dettate dall'OMS? No, ho detto, diamo delle linee che tengono conto di tutto e poi vanno costruite insieme alle regioni perché dobbiamo tenere conto di quelle che sono le differenze ovviamente territoriali.
Si ripartirà piano piano, dunque, ma per chi si occupa di marketing, come trovare l'equilibrio tra promozione, comunicazione e rispetto, cautela in questo particolare momento? Bisogna essere bravi, nel senso che questo è il tema su cui ci confronteremo e ci misureremo. Qui ne parrà la nostra nobilitate, secondo me, esattamente questo, riuscire a capire esattamente qual è la gradazione tra riuscire a far ripartire il sistema, il meccanismo, l'economia, ma anche da una parte non sbagliare il momento e dall'altra evitare anche inciampi, perché se noi ripartiamo troppo di fretta, si fanno guai, ritorniamo a una situazione magari compromessa rispetto ai contagi. Quindi da questo punto di vista davvero bisogna essere bravi e tenere in considerazione quale sarà il giusto equilibrio. Questo è davvero una delle sfide più grandi. Ecco, ci sono molti eventi culturali e festival che erano in programma, che alcuni si sono trasferiti sulle piattaforme digitali, ma comunque non è la stessa cosa, altri sono proprio stati cancellati o rimandati, però sento dappertutto che c'è una grande, grande, grande richiesta e voglia di cultura. Si potrebbe immaginare comunque una redistribuzione di questi contenuti anche in contesti che magari avevamo un po' piegato a logiche più commerciali. Parlo anche della televisione. Sì, sicuramente sì. Il binomio turismo e cultura è il binomio che ci fa stare ai primi posti di tutte le classifiche mondiali e di tutti gli interessi di coloro che vogliono decidere dove andare a fare un viaggio. Quindi da questo punto di vista è il nostro pilastro fondamentale, assolutamente. E questa situazione anche qui ci mette in grado di immaginare e costruire delle occasioni nuove, completamente nuove, e anche di sperimentare cose nuove. Questo è importantissimo e fondamentale. Quindi in qualche modo, sia diciamo, nell'approccio che abbiamo al turismo, possiamo, in un'ottica di resilienza, approfittare in qualche modo di questa crisi per ripartire con delle strutture, dei valori che non eravamo mai riusciti a mettere a terra. Verissimo, verissimo, verissimo. Tant'è vero che abbiamo visto lo sforzo che, se ci pensiamo, 3 mesi fa era inimmaginabile da parte di tantissime istituzioni culturali, a cominciare da molti musei statali che si sono messi in gioco e hanno portato la loro offerta sul digitale, cosa che non c'era prima, non c'era, e invece in poche settimane è stato fatto. E quindi da questo punto di vista sicuramente è un momento per non fermarsi, non spingere ulteriormente in questa direzione. Il professor Russo, ritiene che questa crisi possa nel medio periodo dare un vantaggio competitivo agli alberghi tradizionali rispetto alle piattaforme tipo Airbnb, vista la maggiore sicurezza che tali strutture potranno garantire? Secondo me è un po' difficile dirlo, perché da una parte c'è ovviamente il tema dell'alberghiero tradizionale, dall'altra però c'è anche la formula di Airbnb che è una formula comunque dal punto di vista anche dell'offerta di locazioni di appartamenti, quindi ancora diciamo meno. Nell'immaginario potrebbero essere considerati più sicuri ancora. Quindi è molto difficile capirlo questo e dirlo assolutamente. Vero è che noi dobbiamo fare in modo che la sicurezza e l'igienizzazione di tutte le strutture che ovviamente torneranno sul mercato debba essere totale e piena. Quindi da questo punto di vista dovremo essere più attenti. Tutti quanti quando parlo di turismo di qualità è a cominciare da questo tipo di ovviamente di tematiche. Ci arrivano richieste, domande ovviamente da un po' tutti i settori. Ci chiedono se c'è un piano per il turismo nautico, se ce n'è uno per il turismo motociclistico e di tutti i vari settori. Voi state già prendendo in considerazione, diciamo, le peculiarità? Eh sì, perché
necessariamente appunto ci sono tantissime cose che vanno affrontate e quindi dobbiamo assolutamente considerare tutte le differenze, le possibilità, tutti i diversi aspetti del fare turismo. E quindi insomma nei prossimi giorni e settimane ci sarà da correre da questo punto di vista, sperando ovviamente che tutto questo ci porti a una situazione in cui la curva dei contagi scende, che quindi riusciamo a controllare la situazione per quest'estate. Ci domandano se non sarebbe stato meglio avere un ministero del turismo separato da quello della cultura. Questa è sempre l'annosa questione del nostro paese. Io già sono felice che sia Ministero dei Beni Culturali e del Turismo, perché cultura e turismo, ripeto, è il binomio che ci fa forti e ai primi posti di qualunque classifica e qualunque aspirazione, insomma, è davvero il nostro asset principale. Se poi ci sarà la forza, la voglia di andare verso un Ministero del Turismo, sicuramente credo che sia un percorso importante. Penso però che la scelta per adesso tenere beni culturali e turismo è una scelta giusta e importante. C'è un piano per la libera circolazione delle barche. Che cosa intende? Cosa si intende per libera circolazione? Perché Ma cioè, esiste il diritto della navigazione, quindi libera circolazione barche non so. adesso, cioè, potrebbero appunto navigare tranquillamente, cioè, credo che si riferisca a questo. Sicuramente il tema della nautica ce lo stiamo ponendo, stiamo dando ovviamente anche facoltà agli ormeggi e tut a tutto. Quella tipologia di turismo per anche lì entrare per le manutenzioni, eccetera, verranno definite delle regole anche lì di distanziamento sociale per i porti turistici, immagino da questo punto di vista. Quindi è chiaro che si sta lavorando anche su quello, certo, sì. Si può pensare di dare buoni gratuiti alle persone con benefit da spendere in strutture italiane? Allora, una delle azioni su cui si è parlato sui giornali in questo periodo che stiamo studiando effettivamente è un incentivo alle famiglie italiane per poter trascorrere qualche giorno di vacanza in Italia. Quindi è un incentivo per il turismo domestico in Italia. Sotto che forma? Stiamo cercando di capire quali sono le forme più da una parte efficaci e dall'altra anche semplici a cui accedere e quindi e soprattutto ovviamente di che capienza economica parliamo. Quindi ci stiamo lavorando per entrare adesso nel decreto di aprile, quindi tra qualche giorno. Ieri abbiamo avuto ospite Francesco Micheli che appunto vede nella cultura, diciamo, veramente il focus del valore italiano e parlava e parlavamo anche del problema della crisi dei teatri, perché i teatri già di per sé, insomma, tranne quelli grandi che hanno dei finanziamenti pubblici, stentano, c'è il rischio che i teatri più piccoli chiudano per sempre. È prevista una soluzione oppure una modalità, diciamo così, di supporto per questi piccoli teatri? Sì, si sta studiando, dunque è già stato stanziato un fondo speciale per la cultura di 130 milioni nel decreto di marzo e anche per il decreto di aprile si stanno studiando delle formule per ovviamente stare accanto allo spettacolo dal vivo che sicuramente è uno dei settori più colpiti, tutti, dal cinema, allo spettacolo dal vivo, ma sicuramente lo spettacolo dal vivo anche. Quindi, e poi soprattutto anche lì, come nel turismo, ci sono dei tempi molto lunghi di ripresa e quindi è chiaro che dobbiamo riuscire a fare in modo che il sistema tenga, perché non possiamo permetterci di perdere teatri o luoghi di produzione culturale nel nostro paese. È prevista qualche formula per snellire la burocrazia? Quello è un lavoro che si sta facendo a livello generale, il governo tutto si è posto come obiettivo quello di sburocratizzare e quindi ovviamente
è un lavoro che poi si ripercuoterà anche sia sul comparto del turismo che su quello dei beni culturali e dello spettacolo dal vivo. Quali saranno le grandi sfide del futuro per valorizzare l'eccellenza italiana per i beni culturali e turismo e cosa consiglierebbe a un giovane che si affaccia adesso al mondo del turismo in questa situazione? Innanzitutto è sfidante tutto quello che è innovativo nel mondo del turismo. Nel mondo del turismo, ripeto, noi dobbiamo andare verso un modello economico nuovo, diverso, che punti sulla sostenibilità e sull'innovazione. E poi ovviamente che tenga al centro la grande capacità di, da una parte, produzione culturale, ma anche di eccellenza italiana. Quindi quello è davvero il nostro asset e credo che sia la scommessa e il futuro di tutti quelli che lavorano e vogliono lavorare nel turismo e nei beni culturali. Abbiamo tanto da fare perché non, diciamo, ci siamo impegnati, ma ci dobbiamo impegnare ancora di più. C'è tanto da fare e servono tantissimo nuove energie, nuove idee, prospettive. Da questo punto di vista, davvero c'è la possibilità di lavorare in maniera positiva. Diceva sempre ieri Micheli che in realtà saranno proprio i giovani a risolvere, a trovare la chiave, perché noi siamo generazioni che pensano un po', diciamo, all'antica necessariamente e che le idee, le forze, la capacità rigenerativa nel settore della cultura e anche quindi del turismo verrà dai giovani. Lei è d'accordo? Quello assolutamente sì, assolutamente sì. Penso che comunque da lì verranno idee e soprattutto prospettive nuove, cioè un modo di vedere le cose in maniera diversa e sicuramente migliore. L'erogazione dei benefit potrebbe passare dagli strumenti di welfare che possono essere distribuiti al personale delle grandi aziende? Dunque, noi gli strumenti di welfare, appunto il tema, diciamo, degli aiuti sulle vacanze li riteniamo diretti verso i nuclei familiari, però indubbiamente sono delle azioni su cui dobbiamo, non nell'immediato, cioè nel prossimo decreto, ma nei prossimi mesi lavorare e indubbiamente valorizzare di più, e questo quindi è uno dei temi su cui stiamo ragionando, anzi bisognerà ragionarci un po' di più perché se ne è ragionato poco, secondo me, negli ultimi mesi. L'ultima domanda, sempre dal nostro Dean Max Bergami. Il governo si potrebbe impegnare a sostenere un programma di sviluppo manageriale e imprenditoriale con le principali business school per incrementare competitività e imprese del Sud? Ne abbiamo assolutamente bisogno, è un tema su cui ci dobbiamo mettere in campo, sfidare e avere insieme tutti quanti le intelligenze migliori, le competenze migliori. Ripeto, noi dobbiamo accrescere in qualità turistica, che questo significa sia l'offerta, ma anche le capacità manageriali e anche la capacità di formare il mondo del turismo. Quindi da questo punto di vista è un lavoro immenso da fare e ce n'abbiamo da fare perché, ripeto, è stato un po' trascurato. Bene, io la ringrazio, sono passati i nostri 40 minuti, tutta questa nostra intervista verrà ricompattata in una storia di Instagram che verrà messa nell'account, la potremo insomma distribuire nei social tutta insieme. Grazie da parte di Max Bergami, grazie da parte degli studenti, grazie da parte della Business School e a presto. Grazie mille a voi, a presto, grazie. Arrivederci.